Iniziamo. Mi è stata vista camminando. Benvenuti a Putiferio in cucina. Niente, che fa? La passata. Oh, benvenuti a Putiferio in cucina. Oggi vedete che siamo qua in questa località non turistica che è Bologna. Bologna, e qua c'è una panca da chiesa. E qui c'è Pavlidis. Pavlidis. Che... Oh, grande. Chi si aspettava? Vabbè, dai, lo sai che io frequento delle star, frequento dei mendicanti e quindi faccio tardi sempre. Bene. Cosa facciamo qui? Siamo qua in questo locale in via De Pignattari 1D che si chiama Pigro. È un locale che ci rappresenta molto. E passerei la parola, come al solito, a Davide Pavlidis, che è didattico. È didattico, poi ci sono due news molto importanti. La prima è che siamo a Pigro, che dopo vedrete così, Putiferio in cucina che riprende dopo la pausa estiva. E la seconda invece è il nuovo libro di Davide Pavlidis, Ciccio Nazzi a Chichen Itza. Ecco, cos'è questo libro? Ma è, diciamo che è un diario, sì. ma non vorrei, secondo me è già pure troppo. Sì, abbiamo già detto troppo. Ciccio Nazzi a Chichen Itza dal 1 novembre in tutte le librerie. Ma parliamo invece di Pigro. Ecco, Pigro, cos'è Pigro, Davide? Pigro è un locale, secondo me, azzeccatissimo, perché difende un prodotto tipicamente bolognese come la mortadella, che peraltro in molti luoghi tu sai essere conosciuta come la Bologna. E qui all'interno possiamo trovare quasi esclusivamente ricette, ma sono prodotti tutti legati alla mortadella. Naturalmente con qualche piccola digressione. Per esempio, se vuoi inquadrare lì, Andrea, oggi in bottega cosa c'è? Salame. Pasquini e Brusiani, e salutiamo anche Stefano Pasquini, che sì, è un la Brusiani. Acceso sostenitore. Brusiani, poi vedi, la Nadia, burro e acciughe, hanno anche delle simpatiche digressioni. Mortadella sempre forever e morbidone. Sul morbidone avremo da dire. Beh, intanto ci fermiamo qui, come al solito, e diamo la linea al vivandiere. A dopo. Sara Trieste collabora, dentro però c'è la mortadella. Il locale dell'anno, la tendenza vera, prima che tutto cambi, sosta obbligata per avere pensieri libertà, leggeri, inutili, come mi piace e come ci piace, come vi piace, perché lo so, date sempre retta al vivandiere, vengo per andare via, stay tuned, Putiferio sta arrivando, ciao. Hola. Adesso andiamo in una cucina importantissima, mettiamo proprio qui, ci vediamo dal balcone. Buongiorno. Vediamo in pace. Buongiorno. Siamo qua da Pigro, abbiamo un nostro di ti chiami? Luca e Alessandro Sandrino. Sì, che Alessandro detto Sandrino, poi ci abbiamo. Che sta preparando un piatto molto importante, che è pane e mortadella. Crescenta, errore. Ecco, crescenta o crescente? Crescente, però Bologna la chiamano carsenta. Quindi, se volete venire qua da Pigro, via dei Pignattari 1D, perché via dei Pignattari, io non so come state guardando, ma non lo sapete dov'è. La via è... di fronte, non so neanche io perché l'ho scoperto, è scritto il codice Bologna, che costeggia San Petronio. Intanto facciamo passare la visita, qua fondiamo un panino con la carsente e vieni pure di qua, ci mettiamo qui il nostro angolo, per ci mancherebbe altro. Allora, bottaglie, le varie robe, cosa creiamo? Allora, oggi rivederemo la ricetta del panino alla mortadella, una ricetta tipicamente bolognese. Ecco, come si fa a fare un panino alla mortadella? Essenzialmente occorre mortadella e pane, direi. Ecco, facciamo vedere un po' di pane. Passano il fiocco, se c'è. Gli devo passare il fiocco è un bacio, lo si diceva negli anni 80, io ti do un fiocco. Guardate, questa è la mortadella. Sì. Adesso lui farà un panino col fiocco, intanto io sorreggo la ragazza. Sì. Una cosa
importante della quale discutevamo quando siamo entrati prima è che il titolare uno dei titolari l'altro è impegnato, sto tagliando, non vorremmo distrarre. Cosa succede? Succede che non sente più il fortissimo odore di mortadella che invece perde l'ambiente. Per quale motivo? Perché sono assuefatto. Assuefazione è un problema dei tempi moderni. Come nasce l'idea di aprire un locale dove si fanno solo panini alla mortadella? Perché a Bologna, nel centro storico, non esiste una vera mortadelleria. Allora abbiamo pensato, perché non farlo? Voi cosa dite? No, noi, siccome lui è greco, ecco, come dice mortadella, ti facciamo la fetta. Mortadella, in greco si dice mortadella con una L sola. Ah, okay. Mortadella. Ecco, differenza tra la mortadella greca e quella... Nessuna, perché la mortadella viene importata conseguentemente qui. L'unica cosa è che qui certamente c'è una scelta di ottima mortadella, mentre magari si importano questi paesi mortadelle magari non di altissima qualità. Però la domanda importante che volevo fare è, trovo che questa sia una scelta commerciale estremamente coraggiosa. Perché? Perché a Bologna c'è un'altissima percentuale di musulmani che notoriamente non consumano maiale, quindi hai già dato un taglio tremendo. Ce ne sono molti di convertiti, è un locale provocatorio. Grande conversione. Sì, sì, il nostro è un locale anche provocatore, ma c'è anche molta conversione alla mortadella. Quindi anche lì si vive di relativismo. Bravissimo, ecco, è importante. Abbiamo stabilito. Senti, allora, cioè, clientela di pigro è tipicamente dei preti. Cioè, perché tipicamente dei preti, visti anche la, visto anche la vicinanza alla Basilica di San Petronio, la nostra cara Basilica di San Petronio. Cara. E un'altra domanda, ma Bologna è una città turistica o no? Lo sta diventando in maniera relativa, perché ci sono dei tour operator che praticamente operano sulla zona, ma il turista fai da te non c'è, come nelle altre città invece italiane importanti, Verona, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, eccetera. Quindi. Concludendo, in via dei Pignatari 1/D, turisti, quindi mi rivolgo a voi, c'è questo locale bellissimo dove potete mangiare della gran mortadella, ma tanta carina. Invece io farei inquadrare intanto questo espositore con una bellissima mortadella. No, inquadra anche il taglio, guarda che roba, che meraviglia, la macchina, vedi? Questo è lo strumento di tortura. Vedi, per esempio, ecco, un'altra domanda importante, tu avrai anche delle richieste sul taglio, cioè sulla spessore della mortadella. Che vuole molto fine. Tutti richiedono una mortadella finissima, un velo. Ricordiamo che anche il compianto Funari diceva quindi, ecco, abbiamo anche stabilito questa cosa, che è un fondamentale. Altra cosa, però, abbiamo visto che ci sono anche delle digressioni verso altri saloni, come per esempio lo Specchio. Lo Specchio è un salume che piace molto, che abbiamo ogni tanto, perché noi praticamente adoperiamo sempre mortadella fresca e l'accompagniamo a salumi che chiaramente vanno ad esaurimento nell'arco di un paio di giorni e che chiaramente intercambiamo. C'è un turnover del salume. Cos'è che è più gettonato oltre alla mortadella? Beh, direi a questo punto il prosciutto crudo, i salami. I salami piacciono molto, però essenzialmente la mortadella, ma noi abbiamo un piatto forte, il nostro piatto forte, che è burro e acciughe. Un grande ritorno alla signorilità di una volta, perché burro e acciughe era un piatto molto signorile, che veniva accompagnato negli anni 30-40 con il tappato. Perché effettivamente la delicatezza del burro unita al salato dell'acciuga e la bolla là creano una dimensione di piacere enorme. Quindi bollicine a Bologna. Bollicine e ci rivediamo alla prossima puntata di Putiferi in Cucina. Adesso intanto noi facciamo una gran mangiata di mortadelle, perché ricordiamo che la Grecia è vicina. Da quando sono arrivato in Italia le cose non stanno girando molto bene. Mi sono reso conto giorno dopo giorno che quella che era la crisi economica greca, come un cancro, come una metastasi, si è collegata piano piano a tutti gli altri paesi limitrofi. Mi piaceva l'idea di dire limitrofi a quest'ora. Tant'è comunque che ogni tanto qualche cosa di buono succede. Ci troviamo qui per esempio in un posto meraviglioso dove fanno ottimi panini con la mortadella, soprattutto con la mortadella, utilizzando anche la crescente.
E a me piace molto il nome Crescente, l'idea che ci sia una ripresa, qualcosa che finalmente dilaga e diventa di più, si moltiplica. Ma le cose che invece non si moltiplicano, le cose che invece continuano a suddividersi, a diventare sempre più piccole, di chi è la colpa di tutto ciò? È del minimo comune divisore. Un uomo di spessore, e non di spessore perché paglia a vari livelli le fette di mortadella, ma perché, come potete vedere, ha una sua presenza. E siccome non ha parlato fino ad ora, gradirei farlo parlare prima che si arrabbiasse. Luca, titolare ogni insieme all'altro già intervistato, ci dirà per esempio quali difficoltà incontra nell'inserire la mortadella all'interno di questa macchina, che per me è totalmente sconosciuta, sono regolazioni. Perdono. L'unico problema di quando metti dentro la mortadella è il peso della mortadella, perché le mortadelle sono tutte da 15. Pardon, scusate. Quindi quando è nuova è sempre una questione di prenderla, sollevarla, tirarla fuori dal frigo e metterla dentro. Quindi ricordate 15 kg. E si capisce perché io non sì, faccio infatti, questo lavoro. Infatti Sandrino le prende da metà in poi. E le abbraccio. Lui le abbraccia, perché lui ha il grembiule lungo perché lui le abbraccia. E tu fai anche il servizio di security del locale, certo, cioè, esatto. Come il Renegade di Bologna, esatto. Che in qualche modo avete avuto atti di vandalismo? No, assolutamente. C'è gente che ha preso a morsi nel mortadella. Niente di più. Quindi possiamo dire che questo è un locale che funziona. Sì, poi viene solo esclusivamente il bolognese. Io non ci sto a dire niente. La guerra orribile, il santuario orribile, ma quello che hai fatto non è perdonabile.